cosa se ne farebbe il Senato di me di un legislatore inesperto cui manca la facoltà di ingannare se stesso? Questo requisito è essenziale per chi voglia guidare gli altri? Questo è il personaggio della settimana, Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Benvenuta, Maria Grazia Innecco. Come stai, Maria Grazia? Ciao, bene, sto benissimo e devo dire che questa settimana che ho dedicato a questo personaggio, non proprio 24 ore al giorno, perché però quando io mi metto alla caccia delle caratteristiche, delle particolarità del personaggio della settimana, poi ne scopro di ogni. E devo dire che questo principe che noi identifichiamo tantissimo, e anche giustamente, con quello che è stato il suo capolavoro, cioè il Gattopardo, da cui poi è stato tratto quel fantastico film di Luchino Visconti, che è rimasto nei sogni di tutte noi, di tutti noi. E in realtà ha cominciato a lavorare tardi a quest'opera, quindi c'è tutto un prima, perché lui ha iniziato a scrivere il Gattopardo che aveva già 58 anni circa, e addirittura, questa è una cosa che è giusto ricordare, venne pubblicato postumo, quindi dopo la sua morte, perché pochi giorni prima che morisse lui ricevette la grande delusione dall'Einaudi che gli rifiutò la pubblicazione. Ci vorrà Giorgio Bassani ancora un anno e poi finalmente uscirà, e oggi è un libro tirato in una cosa tipo 10 milioni di copie, cioè un capolavoro assoluto che ha rappresentato un passaggio di un'epoca oltretutto. Quindi a me piacerebbe parlare del principe Tomasi di Lampedusa prima del Gattopardo. Dunque, prima che scrittore, come nobile italiano, il grande principe Tomasi di Lampedusa. Certo, allora nella Sicilia, soprattutto degli anni del 700 e dell'800, i nobili pullulavano, siamo pieni di principi, di baroni, di duchi, c'era tutta una categoria, una classe sociale importantissima che si fregiava di titoli nobiliari. Lui apparteneva a questa famiglia antica e aveva avuto un antenato importantissimo che si chiamava Giulio Federico di Lampedusa, duca di Palma, che è poi il personaggio a cui lui ha ispirato la storia del Gattopardo. Quest'uomo, che stava a Palma di Montichiaro, aveva fondato un convento, perché era il principe santo, lo chiamavano. C'è tutta una storia incredibile che, andando a Palma di Montichiaro, oltretutto è bello anche vedere un po' dal vivo, perché questo convento che ha fondato esiste ancora, e lì dentro le prime monache furono sua moglie e le sue due figlie, e la figlia chiamata poi Maria Crocifissa, che era devota, cioè le prime due monache, cioè la moglie è diventata monaca. La moglie. Lui si chiuse in una torre, si autoflagellò e morì così. Sì. La moglie e le figlie si chiusero in convento, in questo convento di clausura, e Maria Crocifissa, che era una delle sue due figlie, era talmente devota da aver stufato persino il diavolo in persona. Cioè, si racconta che il diavolo, seccato dal fatto che non riusciva a scalfire di un millimetro la sua devozione, a un certo punto le scagliò addosso un sasso e la ferì. E questo sasso viene conservato tuttora all'interno del convento, insieme a un altro pezzo importantissimo di storia, che è una lettera che, ad un certo bel punto della vita monastica di questa Maria Crocifissa, le dettò il diavolo in persona, si dice. Ma la cosa particolare, siccome questa lettera esiste ed è conservata nel museo capitolare nell'archivio capitolare della diocesi di Agrigento, questa lettera è scritta in un carattere tra il greco e il cirillico, sono 12 righe, ed è assolutamente incomprensibile. Tu pensa che ci sono poche frasi che possono essere decifrate, ci hanno lavorato decine di studiosi, e addirittura Andrea Camilleri, ai tempi, aveva convinto la Domenica del Corriere a indire un concorso con un bel premio di un mese, di un soggiorno di un mese ad Agrigento, per chi fosse riuscito a decifrare lo scritto di questa lettera, che c'è, esiste. Quindi si mescolano, vedi, tutte queste credenze, ha un
pezzo di realtà che era comunque caratteristico di un'epoca un po' cupa, direi, no? Quindi un po' triste anche fondamentalmente, che però fu l'ispirazione per Tomas Ivan Pedusa per scrivere il suo grande romanzo. Sì, a me è molto affascinato. Adesso si può avere qualche documentazione fotografica, perché non si può entrare in quel convento, è ancora assolutamente bloccato e di clausura. Però ti assicuro che andando a Palma di Montechiari tu senti questa atmosfera che è passata attraverso i secoli senza perdere di un grammo la sua drammaticità anche cupa. Noi abbiamo oltretutto le scene del grande film Il Gatto Pardo in mente, quindi questa meraviglia del palazzo Valguarnera Ganji, che non so se tu hai visitato, ma è veramente la nostra Versailles. Noi siamo pieni di bellezze tuttora visitabili, reali, e che però lasciamo anche un po' stare, perché se ce l'abbiamo troppo a portata di mano. Questo palazzo in cui è stato girato il film Il Gatto Pardo, dove c'è stata la famosissima scena del ballo, quella del Salone degli Specchi, eccetera, è un palazzo perfettamente conservato da 8.000 metri quadri di stanze. Mamma mia. Una cosa incredibile, meravigliosa da visitare assolutamente. Quindi invito i nostri amici, ecco, a riguardarsi un po'. Io magari le pubblicherò anche sulla nostra pagina alcune testimonianze di quello che ho raccontato, perché c'è un bel documentario di Ugo Gregoretti del 1960 che racconta bene questa storia che ho accennato, ma anche di rivedere il film, di leggersi il libro, cioè sono cose importanti per capire cos'è la Sicilia anche del giorno d'oggi. Anche perché la Sicilia e il Gatto Pardo è sicuramente spiegata non bene ma benissimo in questo film eccezionale. In questo film eccezionale, e oltretutto c'è stato Alain Delon che pochi anni fa, lui interpretava il principe Tancredi, il nipote, quello che poi farà, diciamo, da passaggio con la vecchia storia, la vecchia storia fatta appunto di nobili, e la nuova storia fatta invece di sposa Angelica, che è una popolana, anche se ricca, no? Quindi c'è questo passaggio dalla borghesia dalla nobiltà alla borghesia, il passaggio proprio anche della politica, dell'economia. Bellissima sta scena di Alain Delon che torna dopo 60 anni dall'aver girato quel film e dice: entrando qui mi sembra di rivedere tutti, solo che quella volta c'era confusione, eravamo 600 comparse, perché le comparse erano tutte fatte di nobili veri, che in quell'agosto torrido furono costretti a girare questo film con un Luchino Visconti che era non pignolo di più e voleva che fosse tutto perfetto, ha messo al posto della luce elettrica le candele come ai tempi, quindi era tutto meticolosissimamente curato, però Alain Delon sentiva ancora a distanza di 60 anni esattamente l'atmosfera, cioè questa è la cosa proprio affascinante di certe ambientazioni che riescono a trattenere e a rilasciare cose che appartengono ad un passato che ci ha caratterizzato. Infatti, dunque, personaggio della settimana, il principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Grazie a Maria Grazia Innecco, la nostra scrittrice, buona settimana e buona estate. Grazie mille, un bacio grande a tutti.